Buongiorno a tutti, City Report è il comitato anti-racket e anti-abusivismo, siamo qui con Paolo Rusconi che fa l'immagine e i nostri ragazzi tra cui Daniele Menti e oggi siamo anche in compagnia di Stefano Ciardi della 7. Ci ritroviamo qui in Medici del Vascello dopo che a luglio eravamo stati qui e avevamo trovato diverse situazioni che non vanno bene, tra cui anche uno scarico di rifiuti nelle portinerie che intanto vi faccio vedere che sono queste qui, quelle basse, di fronte alle abitazioni che sono sul retro. Come oggi potete vedere, chiedo al mio amico Paolo di seguirmi un secondo, gli do una strada abbastanza... Abbiamo scoperto che è stata fatta la messa in sicurezza. In che cosa è consistita la messa in sicurezza? Nella chiusura dei cancelli centrali e nella chiusura della porta di sinistra all'interno dove tutti entravano. Beh, nelle nostre visite, perché noi non finiamo mai di controllare le situazioni, perché vogliamo essere sicuri e dirvi veramente quello che succede al di là dei giornali che raccontano a volte, le TV che raccontano delle favole, guardate qui, carrelli, biciclette, e andando avanti di lì ne vedrete parecchie. E vi presento il nuovo ingresso ufficiale in via Medici del Vascello. Sono state segate due sbarre e adesso il passaggio viene tutto da qua. Quindi tutto è rimasto come prima, comunque seguiteci, vi faremo vedere l'interno, stiamo per entrare. Un saluto a tutti. We'll be right back.
Ed eccoci, siamo qui nel secondo piano di questa struttura. Il primo, l'avete visto, è attrezzatissimo con bombole, televisori, corrente elettrica, eccetera. Siamo qui con Fabio Gobbo, Daniele Menti, Paolo Rusconi e Stefano Ciardi di La Sette. La situazione al secondo piano è cambiata, ma perché, come ci ha detto qualcuno qui, si sono trasferiti ai piani di sopra, perché questi erano troppo distrutti e anche avevano fatto troppe funzioni corporali all'interno. L'aria, credetemi, è irrespirabile, come poi potrete vedere dalle immagini. Continuate a seguirci da Via Medici del Vascello, Municipio 4, andiamo avanti. Comitato Antiracket, City Report. Siamo in chiusura di questa nostra venuta, la terza, qui in Via Medici del Vascello, con il nostro amico senza paura Fabio Gobbo, con Daniele Menti, supervisore del Comitato Antiracket. Che dire, la situazione qui di male in peggio, le messe di sicurezza fatte in questa maniera non funzionano e soprattutto i palazzi bisogna destinarli a qualcosa, non lasciarli vuoti, altrimenti la situazione si continuerà a ripetere. Tra l'altro abbiamo visto che si sono fatti furbi rispetto alle altre volte, hanno cominciato a blindare tutto con lucchetti, catene, paletti per non farci salire. Abbiamo fatto tre piani, gli altri è impossibile andarci avanti perché bisogna avere dei mezzi per sfondare, tagliare, eccetera. Sono anche abbastanza minacciosi, abbiamo trovato diversi coltelli che vedrete nelle immagini. Siamo qui con Stefano Ciardi di La Sette, che potete vedere lì che sta facendo le riprese. Per oggi vi salutiamo, continuate a seguirci, andiamo avanti e non molliamo mai, senza paura.